does not have enough young people. It's getting old. Okay? Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda giornata padovana del progetto Labor Plus. Il progetto Labor Plus è un progetto europeo che coinvolge 11 partner tra comuni, regioni, distretti, associazioni, agenzie e province del Regno Unito, dei Paesi Bassi, del Belgio, della Germania, dell'Ungheria, della Bulgaria, dell'Italia, della Spagna e della regione della Catalogna, in Spagna. Questa mattinata è dedicata in particolare alle politiche e alle buone pratiche per l'inserimento e la valorizzazione dei giovani immigrati di seconda generazione, che sono un patrimonio del nostro paese che spesso non viene valorizzato adeguatamente. E faremo il punto sulla situazione del Veneto per confrontarci con quelle che sono le buone prassi negli altri paesi europei. Rivolgo a tutti voi un cordiale benvenuto e porto oltre al mio saluto anche quello della Presidente della provincia di Padova, Barbara Degani. L'Unione Europea metterà 6 miliardi di euro per iniziative per l'occupazione dei giovani nei prossimi anni, di cui metà delle miliardi sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo e che interverranno al momento, se non verrà modificato l'indicatore, sui paesi in cui il tasso di disoccupazione giovanile è maggiore del 25%. Questo per testimoniare l'interesse che la Regione ha per quanto attiene le politiche dell'inclusione e dell'integrazione dei cittadini migranti.